Ciao a tutti ragazzi, bentornati finalmente in un nuovo video. Come state? Innanzitutto volevo dirvi che non sono sparita, sono qui. Solo adesso ho un po' di tempo da dedicare a voi per farci un po' di quattro chiacchiere, ecco. Volevo ringraziare tutti quanti, uomini, donne, tutti voi, tutta la community, qui su YouTube, anche su Instagram, che mi ha riempito di messaggi pieni d'affetto. Siete stati incredibili. Non ho ancora risposto a tutti i messaggi perché ne sono stati veramente in tantissimi. Sembra scontato ringraziarvi di cuore per tutto quello che mi avete dimostrato, per tutto, per le parole stupende che avete dedicato a me e alla mia famiglia, ma credetemi, non è scontato. Sono veramente emozionata nel fare anche questo video. Ho pubblicato qualche giorno dopo la nascita della piccola Sofia Eva un post sulla mia pagina di YouTube, dove vi spiegavo che sarei tornata più presto di quanto pensiate. In effetti, ragazzi, è passato più di un mese dalla nascita della piccola Sofia e me la sono presa un po' con calma perché non è stato facile non tanto gestire la situazione, perché è un momento bellissimo, è un momento difficile, pieno di dedizione, molto molto impegnativo, ma comunque è un momento che per me è stato bellissimo, cioè che per me è bellissimo. Mi sono concentrata, ecco, un po' sulla mia famiglia, un po' anche su Andrea, che all'inizio, proprio i primissimi giorni, sembrava un po' dispiaciuto dalla mia mancanza di attenzione nei suoi riguardi. Da che prima era al 100%, adesso è un po' di meno. E io comunque l'ho già preparato prima che nascesse la piccola Sofia a questa cosa. Gli ho spiegato anche dopo la nascita di Sofia che comunque la mamma doveva dedicarsi un po' di più, proprio perché è molto piccola e quindi ha bisogno di un po' più di cure, un po' più di attenzione. Insomma, però piano piano siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio. Il mio segreto è stato forse quello di coinvolgere molto Andrea nelle attività del quotidiano, anche con Sofia. Dai amore, andiamo a cambiare il pannolino, vieni con me, lui mi passa il pannolino, che ne so, mi passa le salviette o mi passa l'asciugamano. E adesso il legame che c'è anche tra i due è bellissimo. Sofia lo guarda e sorride. Ha già incominciato a sorridere. Adesso Sofia è nel passeggino, che si è addormentata, le ho dato il latte. E niente, ragazzi, sono emozionatissima nel parlare con voi e non vedevo l'ora di fare questo video. Perdonatemi, mi ripeto se è passato un po' di tempo, ma avevo proprio bisogno dei miei tempi, ecco. E ripeto, non è stato facile il primissimo periodo, perché comunque quando non dormi la notte è un po' difficile gestire anche Andrea, anche la casa, però le cose vengono mano a mano, insomma, tempo al tempo. E quindi finalmente oggi basta, ho detto basta, mi sono decisa e ho acceso la videocamera Ho acceso la videocamera per salutarvi, per dire che io sono sempre qua, io vi leggo sempre, che io vi amo tantissimo, vi leggo sempre, cerco di rispondervi tempestivamente, anche se qualche volta a qualcuna rispondo subito, a qualcun altro rispondo magari un po' più in ritardo, ma io cercherò sempre, sempre di rispondere a tutti. Allora, per prima cosa, prima di farvi conoscere la piccola Sofia, volevo innanzitutto rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte relative al parto in direct su Instagram. Infatti, se volete farmi delle domande in privato, mi trovate su Instagram e potete tranquillamente scrivermi e io quando avrò la possibilità vi rispondo, ve lo prometto. Ma comunque vi leggo, non vi preoccupate. Magari che non sia subito, sarà il giorno dopo, 2 giorni dopo. Insomma, comunque cercherò sempre di leggervi e di rispondervi. Mi sono state fatte delle domande relative al parto. Io ho cercato anche durante il parto di fare dei piccoli video, insomma dei piccoli sketch. Volevo registrare molto di più, vi confesso, ma
non ho avuto io il controllo della videocamera, del telefonino, ce l'ha avuto Riccardo perché io proprio ero sfinita. E quindi vi lascio immaginare le riprese, le inquadrature di Riccardo, non vi dico proprio, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, quindi chiudiamo questa parentesi. Allora, io ho partorito, io ho avuto con Sofia un parto spontaneo. E quindi quello che avevo sempre desiderato, non so se vi ricordate, in un vecchio video lo dissi che mi piacerebbe tanto provare il parto naturale, perché nonostante venissi da un pregresso cesareo, io con Andrea, con il mio primo figlio, ho avuto un taglio cesareo d'urgenza, nonostante fossi in pieno travaglio, e insomma il taglio cesareo d'urgenza mi ha un attimo traumatizzata, perché il ginecologo in quel momento non fu tanto romantico e l'anestesia non fece completamente effetto in quel momento, perché era proprio d'urgenza, e io sentii l'incisione e mi spaventai tantissimo. Fortunatamente ci fu l'anestesista a fianco a me che mi tranquillizzò e mi disse: non ti preoccupare, tra un po' sentirai il pianto di tuo figlio. E nel frattempo vedevo che aveva un siringone che iniettava altra anestesia, altro anestetico. Nel frattempo mi parlava, mi distraeva, perché aveva capito che c'era qualcosa che non andava, insomma, perché io mi lamentavo, smaniavo, insomma, avevo dolore, ero preoccupata, stavo avendo un attacco di panico, quindi era una situazione abbastanza difficile da gestire, ma lui ha cercato di tenermi a bada quanto più possibile, fin quando poi non è nato Andrea, e mi è passato tutto, ecco, anche perché ho avuto paura persino per lui, perché essendo stato un cesareo d'urgenza ho temuto il peggio, perché aveva due giri di cordone e si stava soffocando praticamente, e non riusciva più ad incanalarsi, e i battiti cardiaci stavano iniziando a calare, e quindi mi hanno operato, come vi dicevo, d'urgenza. Però fortunatamente è andato tutto a posto, non c'è stato segno di sofferenza, non c'è stato, è andato tutto bene, quindi anche il decorso, insomma il post operatorio, è andato abbastanza bene. La cosa più fastidiosa è stato il catetere, però vabbè. Quindi questo è un capitolo Andrea. E quindi da questo, diciamo, mi era un po' rimasto qui il parto spontaneo. Parlando con i ginecologi, l'anestesista e tutto, me l'hanno suggerito, mi hanno detto: guarda, sono passati 4 anni, puoi riprovarci, noi ti terremo sempre monitorata con il tracciato, qualsiasi cosa interverremo immediatamente. Ho detto: speriamo di no, perché veramente un altro cesareo d'urgenza, anche no. Le probabilità erano veramente bassissime, quindi come statistica avevo l'80% di probabilità di avere un parto spontaneo senza nessuna complicazione, c'era un 20% di finire in sala operatoria. Allora io ho detto: ok, proviamo il parto spontaneo. Non ho avuto punti, sono stata fortunatissima, veramente sono stata fortunatissima. Ho avuto l'epidurale e ho avuto 4 dosi di epidurale nel corso del travaglio, l'ho richiesta io, e avrei anche potuto non richiederla, ma io l'ho richiesta perché il travaglio stava diventando abbastanza prolungato, e ho detto, era piena notte, quindi ho detto: almeno mi riposo, così mi preparo per la fase più attiva, più reattiva del parto, cioè la fase espulsiva, la fase in cui, insomma, la fase finale, dove il ginecologo ha bisogno della tua completa partecipazione, della tua completa collaborazione, sarebbe la fase delle spinte. Il parto è andato benissimo, è stato dolorosissimo, ma vabbè, è andato molto meglio di quanto mi aspettassi, onestamente. E se magari volete un video specifico sul parto, la differenza più nello specifico tra il parto cesareo e il parto spontaneo, il video del mio parto, fatemi sapere se siete interessati, perché credo che sia un'esperienza singolare, un'esperienza molto dolorosa, ma un'esperienza molto emozionante. E la ripresa del parto spontaneo è stata rapidissima, cioè io il 20 dicembre è nata Sofia, il 22 dicembre ero già a casa.
Sofia è nata alle 6:30 del mattino e alle 7:30 sono andata a fare colazione senza problemi. Invece diverso è con il cesareo, che per i primi periodi non puoi alzarti perché sei ancora anestetizzata, non puoi mangiare, hai ancora il catetere, insomma è proprio un intervento chirurgico, quindi devi rispettare tutto il decorso post-operatorio di un intervento chirurgico all'addome, perché fondamentalmente ti aprono l'addome. Con il parto naturale invece anche la ripresa è stata proprio rapidissima, rapidissima. Ho avuto un po' di problemi dopo, con un po' di cistite, vabbè, che ho risolto con del Monuril. Ho avuto un po' di ragadi al seno, però faccio allattamento misto. Ho iniziato a fare allattamento misto da quando ho avuto la mastite. E le prime settimane, bene sì, ho avuto la mastite, quindi per una questione proprio, come si dice, una questione ovvia, una questione pratica, il dolore era così forte, ho chiesto sotto consiglio del pediatra se potevo darle il latte artificiale, le conseguenze, tutte queste cose qua, e lui mi ha detto: ovviamente se la piccolina ha fame e tu non hai come darle il latte, e certo, non preoccuparti, comincia magari con 10, 20 grammi, 30 grammi, giusto per vedere un attimo come reagisce a questa cosa. Stai attenta perché il latte artificiale, che sia in polvere, che sia liquido, le potrà dare un po' di stitichezza. E infatti è stato così, perché tipo i primi periodi Sofia era un po' stitica. Dopo un po' di tempo lei si è abituata, e quindi adesso prende sia il mio latte, che ne è tantissimo, dico la verità, e prende anche un po' di latte artificiale. Da che prima si svegliava anche la notte, ogni 2 ore si svegliava, e quindi ogni 2 ore le devo fare il latte, oppure le davo il mio seno, insomma un po' facevo. Adesso lei, io le do l'ultima poppata verso le 11:30, poi mi dorme fino, almeno sono 3-4 giorni che fa così, e mi dorme fino alle 5:30, fino alle 5:30-6, tranquillamente. E quindi almeno così ci stiamo regolarizzando. Quindi questo insomma è un attimo il sunto in grandi, grandissime linee di tutto. Volevo tantissimo anche ringraziare anche a scuola, pensate, alla scuola di Andrea, quando è nata la piccola Sofia, sia a scuola alla scuola di Andrea che anche al lavoro, hanno messo il fiocco rosa. Infatti vi ringrazio tantissimo, siete stati veramente incredibili. Per quanto riguarda invece la gestione, come mi sono organizzata, perché mi è stata fatta anche quest'altra domanda, mi è stata fatta spesso, dico la verità, come mi sono organizzata, ecco, in generale come mi organizzo col fatto che io e Riccardo siamo da soli, noi viviamo in Friuli dal 2019 e siamo da soli, noi abbiamo le nostre famiglie giù in Campania, e quindi come ci organizziamo con Andrea adesso anche con l'arrivo di Sofia. Allora vi spiego, all'inizio di dicembre, vicino alla data presunta del parto, è salita Narita. Anna Rita è la mamma di Riccardo, mia suocera. Anna Rita è salita all'inizio di dicembre fino al 14, quindi alla prima metà di dicembre. Ho avuto delle contrazioni, però è stato un falso allarme. Infatti ho messo anche una storia su Instagram sperando che potesse nascere Sofia, invece no, Sofia è nata alla fine a 41 settimane più 3. Quindi la seconda metà di dicembre, quindi fino al 23 dicembre, sono salite le mie sorelle, perché potevano darmi soltanto pochi giorni di autonomia. Voglio dire, anche loro hanno dei figli, hanno il loro lavoro, però sono stata felicissima anche perché le mie sorelle non erano mai salite qui. Ci siamo vissute poco, però, perché loro sono salite il 18, io il 19 ho cominciato con le contrazioni e il 20 è nata Sofia. Quindi in ospedale non potevano venirmi a trovare, perché poteva venire a causa delle regole del Covid, insomma poteva venire soltanto il papà, una sola persona. Loro è sembrato giusto che venisse Riccardo. E poi il giorno delle dimissioni sono tornata a casa, ma il 23 sono andate via, e quindi
ci siamo viste per pochissimo, ma vabbè, non fa niente. L'importante, la mia preoccupazione più grande è stata Andrea, perché io avevo bisogno, mentre partorivo, di qualcuno che mi tenesse Andrea, che mi facesse stare tranquilla. Infatti così è stato, sono contenta che sia andata così. Per il resto è un momento che mi sto vivendo appieno, questo della maternità bis. È un momento bellissimo e mi sento tanto felice, mi sento... Sì, lo sto vivendo proprio serenamente, anche se ogni tanto la notte non si dorme, anche se ogni tanto sei esaurita, però vabbè, l'esaurimento c'è sempre. Però è anche vero che devo riaffacciarmi al mondo, insomma, riprendere un po' tutto, anche con YouTube, perché per quanto stare su YouTube possa piacermi, è anche un lavoro, diciamo, mi piace stare su YouTube, mi piace fare video, principalmente perché mi piace sentirmi libera di potermi esprimere come voglio, come meglio credo, senza filtri, senza paura di essere giudicata. Posso essere apprezzata, posso non essere apprezzata, non importa, ma sappiate che questa sono io. Per quanto possa riprendere i momenti veri della vita, comunque non è che posso riprendere mentre io e Riccardo litighiamo, cosa che comunque succede nella vita di tutti i giorni. Succede che magari un giorno non faccio i letti, succede che un giorno non so, magari arronzo le pulizie, o magari non ho voglia di fare una determinata cosa, non la faccio, cioè, nel senso, non siamo robot, siamo esseri umani, lo sono anch'io, soprattutto quando non si dorme la notte, però vabbè, questi sono dettagli. Nonostante non vi mostri, ecco, questa parte della vita, lo sappiate che io sono così, anche se magari non vi mostro quello che c'è al di là della telecamera, e cerco comunque di essere sempre me stessa. Ho aperto il canale per quasi per scherzo, insomma, per gioco, e adesso è quasi diventato un lavoro. Fare della propria passione il proprio lavoro è importantissimo. Già il fatto che comunque le aziende mi contattino per le collaborazioni, per le video recensioni dei prodotti, questa è una cosa che mi rende orgogliosa, è una soddisfazione. Ho avuto anche spesso dei commenti negativi, ma sono sempre andata avanti per la mia strada, senza, per quanto possono avermi fatto un po' male, ma sono sempre andata avanti per la mia strada, perché non mi sono mai lasciata distrarre da questo. Ci sono stati dei momenti non nella mia vita, ma nonostante questo ho comunque pubblicato contenuti, ho comunque cercato di darvi motivazione nonostante i miei momenti no. Ed è proprio in questo, proprio in questi momenti in cui tu sei a terra, è là che hai bisogno di motivazione, e io da là penso a voi che mi seguite, voi che mi avete sempre seguito, che mi avete sempre rispettato e non mi avete mai giudicato. Dico, io voglio cercare di dare il meglio di me stessa, perché una persona che si vuole bene, in questo caso voi, si dà il meglio di se stessi. E io, questo è quello che ho cercato di fare, che ho sempre e cercherò sempre di fare per voi. Voglio dare il meglio di me stessa, proprio per farvi capire che prima di tutto dovete amare voi stesse e dovete tirar fuori il meglio di voi stesse. Ci saranno dei momenti non nella vostra vita, ci saranno dei momenti in cui vi sentite tristi, abbattute, vi sentite crollare il mondo addosso, è successo anche a me. Questo è stato un po' l'ingranaggio che è scattato in me per cominciare a fare video motivazionali. Vorrei tanto che le persone che stanno male, le persone che affrontano dei momenti, no, uomini e donne, non importa chi, cerchino di tirar fuori il loro meglio, ecco. E allora il mio, alcune volte, è anche uno sprono. Ho ricevuto dei commenti meravigliosi dove tipo voi mi avete scritto: io guardo un tuo video e mi viene voglia di pulire, non ci posso credere. Ecco, pulizia a parte, è questo quello che voglio trasmettervi, quella sensazione di dire ok, basta, adesso mi devo alzare dal divano e devo cercare di fare qualcosa.
è questo che voglio trasmettervi. Questa è una grande soddisfazione, il riuscire a motivarvi non per le pulizie, ma per affrontare le vostre giornate, ecco, con il sorriso. A prescindere se fate o non fate il letto, non importa. Aspettando che si svegli Sofia, volevo parlarvi un po' degli acquisti che ho fatto, insomma, in questo mesetto e mezzo, perché noi dall'ultimo video ci siamo lasciati con la valigia del parto, poi dopo di quello non ho fatto più video, insomma c'è stato il post del parto, poi stop. Ho fatto dei begli acquisti su Amazon e vorrei parlarvene tutto qua. Il primissimo acquisto è stato questo copridivano. Aspettate, non so se... Eccolo qua. Ok, ho speso 60 euro, ma veramente benedetti questi soldi. Abbiamo dovuto comprare il copridivano perché abbiamo un cagnolino da settembre, si chiama Blackie, un chihuahua. Per non stare sempre ad aspirare il divano, a igienizzarlo, eccetera, allora abbiamo detto, ok, tagliamo adesso al toro e facciamo questo investimento e compriamo questo copridivano. Lì ci sono le misure, le linee guida per prendere le misure. C'è di vari colori, che ne so, c'è grigio perla, grigio scuro, rosso, marrone, color cammello. Ci stanno varie nuance e poi la resa è veramente non male. L'ho lavato già 2-3 volte. Come secondo acquisto c'è stato il cancelletto per gli animali che abbiamo posizionato nella cameretta. Perché... quando ci arrivò la cameretta nuova abbiamo dovuto togliere la porta per una questione di spazi, perché la spalliera del letto superiore era troppo grande, quindi urtava, non si apriva la porta. Allora abbiamo detto vabbè, non fa niente, togliamola, tanto non è che ci serve. Per evitare che Blackie entrasse, perché abbiamo scoperto, grazie ai test, al prick test, quindi test, le prove allergiche, che Andrea è allergico ai peli del cane e al pelo del gatto e in minima parte anche agli acari della polvere. Siamo arrivati a fargli le prove allergiche perché lui ha avuto un po' di reazioni allergiche, ha avuto crisi d'asma, l'abbiamo portato in ospedale per fargli fare queste analisi in modo tale che l'allergologo poteva dargli tranquillamente una cura di fondo a base cortisonica per cercare di alleviare quanto più possibile questa allergia. Magari voi adesso potrete dire: perché hai preso Blackie? Perché adesso come fai? Adesso così, quelli... Allora, io l'ho pensata in questo modo. A parte che tra Andrea e Blackie c'è un legame fortissimo, è anche vero che non si può tenere una persona, un bambino, ecco, in una campana di vetro. Voglio dire, sono scuole di pensiero, ognuno la pensa in un modo diverso. Io da piccolina, io sono sempre stata allergica al pelo del cane, del gatto e anche agli acari della polvere, con tanto di prove allergiche, però è anche vero che io vivevo in casa con cani, con 4 cani, 3 gatti. Comunque io sì, ok, avevo ogni tanto, quando giocavo troppo con i miei cani o con i miei gatti, mia sorella aveva una casa abbastanza grande e quindi insomma vivevano lì anche i nostri animali, quindi non ho mai avuto problemi. Cioè sì, ok, magari qualche volta facevo qualche starnuto o avevo qualche crisi, ma sapevo già come reagire. Quindi questo per dire che un bambino, una persona non può vivere in una campana di vetro, nel senso sarà a contatto prima o poi con animali, non è che può vivere isolato da questo mondo. Poi con il tempo svilupperà anche lui l'immunità. Il cancello l'abbiamo preso sempre su Amazon, una 30ina di euro mi pare è costato. Un altro acquisto che abbiamo fatto più che altro come investimento sotto consiglio del pediatra e dell'allergologo è stato l'umidificatore. Questo qua l'abbiamo pagato 50 euro, va bene sia per Andrea sia per Sofia, sia questo qua nello specifico che sia in generale un umidificatore X, ma serve tanto per umidificare, per rendere, per non far seccare le mucose del naso. Qui in questa casa, nonostante sia una casa che faccio, nonostante sia sempre molto arieggiata, quando la sera chiudiamo l'aria è secchissima. Infatti la prima cosa che il pediatra dice
come consiglio, ecco, per evitare troppi farmaci, è quella di fare frequenti lavaggi nasali e tenere sempre l'umidificatore. Salutare anche i tuoi amici. Saluti tu. Ma come saluto io? Ciao a tutti, questa è la mia sorellina e si chiama Sofia. Ecco qua Sofia. E ciao. Ecco qua ragazzi, scusate il cambio di scena improvviso. Qui c'è Andrea che sta giocando alla play, gliel'avevo promesso, che si è fatto fare tranquillamente il lavaggio del naso e tra un po' glielo farò anche alla piccolina. E nonostante il primo periodo, ecco, fosse stato un po' difficile, come vi ho detto, un po' impegnativo, un po' per la questione attenzione di Andrea, un po' per la questione mastite, è stato ed è un periodo bellissimo questo, dove la sto vivendo nonostante tutto in maniera abbastanza positiva, in modo abbastanza positivo. Se tutto va bene spero di riprendere tranquillamente a fare video. YouTube è sempre stato il mio sogno, è sempre stato il mio sogno nel cassetto, diciamo. Ma è anche vero che adesso vado un po' più a rilento, semplicemente perché c'è qualcun altro che ha più bisogno di me, ecco. Cercherò di non mancare, assolutamente. Mi sono sempre ripromessa di essere più presente su Instagram, ma alla fine mi sono resa conto che sono un influencer a metà. Se no, non posso fare l'influencer, ecco, posso solo fare vlog, però vabbè, sono un'influencer incompleta, ancora incompleta, non sono ancora arrivata al next level di gestire, ecco, YouTube e Instagram, ma se Dio vuole, insomma, riuscirò piano piano a fare tutto, dai, incrociamo le dita. ragazzi, io volevo chiudere questo video, spero di, non so, spero di avervi tenuto compagnia, spero, vabbè, ci siamo fatti quattro chiacchiere, ci vediamo molto presto con un prossimo video. Al momento da me, Andrea e Sofia è tutto, un bacione grandissimo, saluta mamma. Ciao mamma. Ma come ciao mamma? Grazie sempre per aver visto il video fino a qua e vi mando un bacione fortissimo e vi aspetto come sempre al prossimo video, al prossimo vlog. Ciao! Ciao! No. Ciao a tutti!